Dopo gli incontri tecnici e politici di Algeri, la delegazione composta da 14 imprenditori, da rappresentanti della regione siciliana ed istituzioni scientifiche siciliane è stata ricevuta a Tunisi dall'ambasciatore italiano, Sua Eccellenza Raimondo De Cardona. Sono seguiti incontri bilaterali ai quali ha partecipato attivamente l'europarlamentare siciliana Michela Giuffrida, che ha avuto incontri con il presidente dell'UTAP, il segretario generale della PIA, il capo gabinetto del Ministero dell'Agricoltura e direttore generale della Pesca del ministro tunisino. Numerosi gli incontri fra gli imprenditori italiani e tunisini. La delegazione è stata infine ricevuta dall'Ambasciata d'Italia dalla dottoressa Cristina Natoli, direttrice dell'ufficio di Tunisi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e Sviluppo. Ma un portafoglio di circa 12 milioni di euro mi sembra un risultato più che soddisfacente per 14 imprenditori che si sono recati in due paesi amici, dove ci sono oggettive difficoltà anche sul piano operativo e logistico, però con un grande interesse a costruire ponti, a costruire progetti di cooperazione fra l'Italia e l'Algeria, fra l'Italia e la Tunisia. La Sicilia è testa di ponte in questa iniziativa, diventa leader, e l'agricoltura e la pesca sono i settori che si confermano con maggiori potenzialità.